Allora, io credo che oggi scrivere una storia dell'architettura, potenzialmente anche storie di altro genere, che riguardino un tempo strettamente presente o vicino al presente, sia un problema, ponga un problema, perché naturalmente la storia tende a occuparsi di questioni più lontane nel tempo, e però dall'altra parte io credo che la storia viva, come molte altre dimensioni, anche una dimensione di crisi. Per cui la storia, secondo me, deve ritornare a essere, avere una propria utilità, deve riuscire a parlare, certo, agli addetti ai lavori, però in fondo a parlare a tutti coloro che hanno voglia di ascoltare. E per far ascoltare un po' di più, io credo che parlare di questioni che ci riguardano sia anche uno dei modi. Allora, io credo che necessariamente la storia debba anche affrontare questi terreni pur impervi, difficili. Sono terreni meno agevoli, perché appunto sono più accidentati, presentano delle buche, no? Danno degli scossoni, e in qualche modo promettono anche di non essere così monumentali, così eroici, così certi come poteva essere le grandi storie di altre epoche. Però io credo che appunto da questo punto di vista lo storico debba anche, non voglio dire accontentarsi, però in fondo debba calarsi dentro a una figura anche minore, anche un po' più di sacrificio, nella quale riesca comunque a dirimere, se ne è in grado naturalmente, quei nodi che però appunto battono in maniera forse anche più forte rispetto a questioni molto lontane. Quindi credo che una storia del presente sia una storia che necessariamente debba essere da un lato più debole, però anche appunto anche nell'esilità di quel racconto, di quel filo, io credo che non si debba desistere dall'idea di farlo, di dipanarlo, perché altrimenti appunto si lascia spazio a tutto il resto. Il resto oggi non è un altro modo di fare la storia, purtroppo, perché laddove ci fosse, ma invece è la chiacchiera contemporanea, è il rumore di fondo, no, di tutto ciò che in realtà non riesce a rimanere in nessun modo, che non prende una posizione, che non ha nessuna chiarezza di idee su quali sono gli obiettivi. Poi ovviamente su tutto è il fatto che non esiste, a mio avviso almeno, un'ideologia dominante da militare, e dunque non credo che si possa più avere, come dire, quella forza né interpretativa e anche quella monoliticità interpretativa che era propria di altri momenti. Per cui c'è invece il molteplice di fronte che si apre di fronte a noi. D'altronde, negli ultimi 30 anni, nel periodo che noi abbiamo abbracciato tra 85 e oggi, è stata proprio la proliferazione per molti aspetti di questo carattere, cioè l'epoca postmoderna, non solo l'architettura postmoderna, ma l'epoca postmoderna è esattamente questa, cioè il fiorire, il molteplice, la possibilità di interpretare da diversi punti di vista, e in fondo anche alla fine l'inutilità forse dell'affermare una interpretazione univoca, visto che comunque tutte le altre possono essere concorrenti. Quindi il rompersi in tanti come oggetti e il cercare appunto anche uno sguardo che vada a catturare delle questioni minori o apparentemente minori, io credo che sia anche una risposta necessaria rispetto alle condizioni dominanti dell'epoca contemporanea. Altrettanto credo che oggi bisogna necessariamente, io direi quasi politicamente, ritornare a farsi carico di essere osservatori della realtà contemporanea, perché troppo volentieri, troppo spesso, diciamo, demandiamo questo ruolo ad altri, pensiamo che di non essere più in grado di farlo. Anche qui, secondo me, bisogna essere da un lato critici, autocritici, e dall'altro coraggiosi. Le due cose, secondo me, vanno insieme. No, bisogna conoscere i propri limiti, però anche osare nella misura del possibile. Per cui, sì, essere osservatori del presente vuol dire, secondo me, prendersi i rischi di provare a dire qualche cosa sulla situazione contemporanea. Rispetto all'architettura, naturalmente, tutto questo non è puro opinione, non deve essere puro opinionismo. Ma io credo che invece, di nuovo, secondo un mandato storico, debba riaffondare dentro delle radici da cui quelle questioni evidentemente derivano,
e che oggi in qualche modo come dei nodi arrivano al pettine. Per cui nel nostro lavoro storico abbiamo provato a vedere per esempio delle cause anche lontane di alcuni fenomeni contemporanei, come l'architettura oggi e come e perché soprattutto l'architettura oggi non riesca più a essere per esempio quasi mai lo specchio felice di una società felice, forse perché la società non è felice, però sicuramente l'architettura non riesce a essere specchio felice di questa, perché appunto in fondo ha perso anche il suo ruolo di guida della società, cioè non riesce più oggi l'architettura a essere qualche cosa che ha una sua riconoscibilità collettiva, no? Spesso e volentieri lo vediamo benissimo, è opera individuale, cioè tende a essere un'opera che rispecchia una poetica al più, oppure appunto anche delle idiosincrasie individuali, insomma, ma non più che questo, no? E dunque diventano degli oggetti isolati, delle sculture, come spesso è stato detto. Però invece appunto l'osservazione permette di entrare, di penetrare proprio alcuni nodi problematici che oggi secondo me meritano di essere affrontati. Per esempio noi abbiamo affrontato la questione delle trasformazioni urbane che dagli anni 80 hanno proseguito, cambiando, modificandosi via via nel tempo, ma per esempio il fatto che oggi le operazioni immobiliari sono operazioni di enormi dimensioni, vastità economica e anche territoriale, è evidente che è quasi come la predizione del loro fallimento da un punto di vista, diciamo, della loro capacità di essere davvero rappresentative, ma magari riescono, diciamo, dal punto di vista formale e economico, spesso no, ma comunque possono anche cavarsela, però non sono più il prodotto di una società che sta facendo la propria città, le proprie città secondo un senso condiviso. Sono delle grandi operazioni finanziarie gestite con dei fondi immobiliari che non hanno testa, che non hanno padrone, poi ce l'hanno sempre, insomma, non hanno più volto soprattutto, no? Quindi io credo che appunto tornare a calarsi in questo ruolo osservatori è cercare di guardare le cose, cioè atto semplice, modesto forse, ma comunque importante. Va bene, grazie. Grazie a voi.